Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e oggi dalla mia nuova postazione faremo un video particolare, un video che mi avete richiesto fino alla nausea, cioè il mio bookshelf tour. Quindi cominciamo subito perché i libri sono veramente tantissimi, quindi bando alle ciance, cominciamo. Mi vedrete a volte di spalle, a volte non lo so, vaffanculo, quindi cominciamo da qua e questi sono i libri forse più vecchi e via. Allora, questo è Leopardi, i canti, un'edizione ricchissima e bla 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 bla. Le streghe di Roald Dahl, Siddhartha, Herman Hesse, Agatha Christie, Un cavallo per la strega, sempre Agatha Christie, Sfida Poirot. Questo è Dracula di Bram Stoker in un'edizione che dovrò sostituire prima o poi. Sentirete le cicale perché la finestra per una volta è aperta perché la location è diversa. Qui abbiamo sempre la Christie, Trappola per topi. Questi sono tutti i libri che ho preso praticamente alla Mondadori d'usato. Agatha Christie, Tre topolini ciechi e altre storie. Evviva i topi, mi piacevano i topi, a quanto pare. Agatha Christie, In tre contro il delitto, Roald Dahl, il GGG, Carlo Goldoni, La locandiera, Robert James Waller, I ponti di Madison County. Questo è il Dalai Lama, L'arte della felicità sul lavoro. E poi di Tracy Chevalier, La ragazza con l'orecchino di perla. E dietro abbiamo di Tolstoi, un'edizione vecchissima, Marcia di Anna Karenina. E poi. Ok, così. E qui? E questo invece è il mio lato Harry Potter fantasy, roba del genere. Quindi questo è Magic di Victoria Schwab, ve l'ho recensito ed è la recensione quella che vengo in ferita. Questi sono Harry Potter, questo è inflessibile ed è il primo video unboxing che vi ho fatto, Prigioniero di Azkaban. Questo è un Harry Potter, sempre prigioniero di Azkaban, che ho preso a un mercatino ed è senza sovracoperta. L'ho comprato usato, quindi l'ho pagato un cazzo. Questo ho sempre preso un mercatino, lo stesso mercatino, è un video, uno dei primi video che ho fatto, Harry Potter e il Calice di Fuoco. Questa è un'altra edizione di Harry Potter, diciamo quella poraccia, e sono il Calice di Fuoco, il Prigioniero di Azkaban e la Pietra Filosofale. Perché a me piacerebbe avere tutte le edizioni di Harry Potter. Adesso iniziamo con la Troisi, questi li devo ancora leggere un po' che sono qui, diciamo. Partiamo dall'1, che sono le cronache del mondo emerso, il 2 delle cronache del mondo emerso e il 3. Questi li ho presi tutti a un mercatino dell'usato e li ho pagati tutti forse 1 euro. Queste invece sono edizioni pocket delle guerre del mondo emerso, sempre della Troisi, l'1, no, il 2 e il 3, mi manca l'1. Però magari forse è il caso che inizio prima a leggere. Ok? Se andiamo sotto mi vedete ancora. Allora, questo è Isaac Asimov, Il viaggio allucinante, questa edizione sotto plastica perché ho preso la Mondadori usato. Questo è di mio zio e è speciale. Céline, Viaggio al termine della notte, è un'edizione Corbaccio. Il Cavaliere d'inverno di Paulina Simmons. E questo è il Silmarillion di Tolkien, questa edizione con una mappa dentro che l'avevo fatto vedere in un book haul. Sotto invece abbiamo, questo l'ho trovato a un book crossing, sono di Ursula K. Le Guin, le cronache, no, cos'è? La saga di Terra e Mare, di Circo della Notte, di Harry Morgenstern. Qui abbiamo i Goonies di James Caan, La bussola d'oro di Philip Pullman, sempre La bussola d'oro in un'altra edizione di Philip Pullman, La lama sottile di Philip Pullman, cioè sono tutte edizioni diverse, e poi Il Cano Cale di Ambra, sempre di Philip Pullman. Poi nuovo che ho letto e ho recensito, sempre di Pullman, Il libro della polvere, questa edizione è bellissima. Ah, questo è il mio libro preferito, sostanzialmente, che ho letto a novembre, finalmente, del motivo per cui io mi chiamo così, di James & James Party Monster. Il libro originale si chiama Disco Bagno di Sangue, Disco Blue Bat. Questo non l'ho ancora letto, Eragon, il primo, in questa edizione che andrò a prendere il secondo Eldest al libraccio. Di qui invece abbiamo Melissa P, 100 colpi di spazio prima di andare a fanculo, Stevenson, Il saccheggiatore di relitti, Chaudard-Larrault de Lascaux, Le relazioni pericolose, Erich Emanuel Schmidt, Il lottatore di sumo che non diventa grosso, bellissimo, Benjamin Stamus, Il Minotauro. Questi tre, ok, quindi Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray,
il mio amatissimo, amatissimo Freud dell'interpretazione dei sogni. E la droga, che cos'è la droga? Questo è un libro che avrò preso alla scuola. Andiamo di qui. Allora, di qua partiamo da questi qui. Questo qui è un libro che mi diedero in clinica ed è un libro sui disturbi alimentari. Quindi niente di che. Allora, Il mago di Oz di Frank Baum. Andrebbe Beck, La fine dei Templari. Il diario di Anna Frank. Lo scarabeo d'oro di Edgar Allan Poe. Luca Desiato, Il marchese del Grillo. Vabbè, Il canto di Natale della Garibaldo di Charles Dickens. E poi la trilogia degli antenati, cioè quindi Barone Rampante, Cavaliere Inesistente, Il visconte dimezzato. Allora, questi sono tutti a via editore. E dietro abbiamo praticamente dei feltrinelli. Quindi abbiamo Datsuzoku. Questi sono i piccoli mondi moderni, quindi c'è L'uomo senza memoria, altre storie strane, Istantanei, 10 racconti per sognatore diurni, I 12 racconti di zia Jacqueline e Le cronache di Susetta, la zanzara che non sa ricetta. Yeah. Questo è scritto sul corpo di Alan Bennett, Alice e i giorni della droga, che vi ho recensito, Yukio Mishima, musica, Stefano Benni, pane e tempesta, Stefano Benni, Le ballate, Daniel Pennac, La fata carabina, Pino Cacucci, Osland Rock, Jane Joyce, Gente di Dublino, Pennac, Signori bambini, ne ho più di una di Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, e Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver. Questo non so come sia finito qui, però non boh. Brimless. Questo finirà da qualche altra parte, lo devo vendere. Flatlandia, La sovrana lettrice, anche questo, mi triso il cielo, non mi ricordo chi me l'abbia dato. Fred Ullman, L'amico ritrovato, questo è bellissimo, Gino Strada, Pappagalli verdi, questo è bellissimo, Alessandro Baricco, 900, anche questo mi è piaciuto, di Baricco, Senza sangue, un altro di Baricco, Seta, Robert Mann. Baricco, lo sapete. E questi sono gli ultimi di quella parte lì. Di Semenon, Lettera a mia madre. Agatha Christie, Assassino sull'Orient Express. Quindi ringrazio la mia cara culo che me l'ha regalato. E di Dumas, I tre moschettieri. Queste edizioni che sono proprio la fine del mondo. Andiamo sotto di qui. E di qui ho L'Hobbit, La compagnia dell'anello, Le due torri e Il ritorno del re. Christian F., La mia seconda vita, carino. Più bello questo qui, Christian F., Noi ragazzi dello zoo di Berlino. Ringrazio sempre Puro per avermelo regalato. E questi sono di Valerio Massimo Manfredi, Il tiranno, L'impero dei draghi, L'armata perduta e Idi di marzo. Di Fernando Pessoa, Cronache della vita che passa, di Lewis, Diario di un dolore, questo me l'ha regalato la Veronica, che la ringrazio, di Melania Mazzucco, Un giorno da cani, questo me lo regalò la mia vicina di casa, di Simonetta Agnello Orbi, Un filo d'olio, Sellerio, e questi sono tre della Orma, che vi ho recensito, sono le lettere della Oste, Niente donne perfette per favore, della Shelley e di Lovecraft. Qui abbiamo un paio di Baricco, che sono Emmanus, Omero e l'Iliade, e Il medico di corte. Questo è un librone dei 1001 libri, che è una Bibbia. Questo è Stevenson, Il ladro di cadaveri, e L'eleganza del riccio. Qui dietro è Il reparto Trono di spade, ed è praticamente Guerriere di ghiaccio. Questo è il primo volume, il secondo. E poi ho il terzo e il quarto e quinto. Chiaramente ho già letto, recensito, bla bla bla. C'è un sacco di tempo fa che sono gialli, 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 gialli. Sarà perché fumo? Forse. Forse, forse. E il quinto è il più bello, a mio avviso, eh. Però mi è piaciuto tantissimo anche questo. Il Cavaliere dei Sette Regni, che vi consiglio, però dovete aver letto il Trono di spade. Il Drago di ghiaccio è una favoletta per bambini, diciamo. Questo era I fiumi della guerra,
è un'edizione che ho preso al mercatino. A me piace avere più edizioni dei libri che mi piacciono. Abbiamo un Harry De Luca, Il giorno prima della felicità, Jurassic Park, Crichton, Arthur Conan Doyle, tutto Sherlock Holmes, L'Arcot, i grandi, quindi Piccole donne, tutti i romanzi di Piccole donne, sempre Mammut Andersen, Le fiabe, questa è di mia madre, della Hunziker, che ho letto, che ho anche recensito. Qui, vabbè, Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville, Omero, L'Odissea, Pirandello, Il bellissimo Fumattia Pascal, e il bellissimo Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare. Questi due invece sono Il grande Gatsby, di Fitzgerald, e Un piccolo brividi di Il cane fantasma. Di Gerrico, caro figlio, ringrazio cuore di Cifra per avermelo dato, I casi dell'avvocato Guerrieri, Philip Dick, Il mondo che Jones creò, Mark Twain, Le avventure di Huckleberry Finn, e Bushido, La via del guerriero. Diderot, La monaca, Jane Austen, ho scoperto di avere Jane Austen persuasione, ma sarò stronzo, non lo sapevo nemmeno. Ma questo lo tengo qui perché sono un coglionito. Fiabe antifiabe, che ho preso da un gruppo perché è un racconto che lessi a scuola, alle medie, mi è piaciuto un sacco. Memoria di una geisha di Arthur Golden, ne ho un'altra edizione, ma mi basti questa. Stephen King e Owen King, Sleeping Beauty. La notte di Halloween di Asimov, Bradbury, Hawks, Hillary Queen e Wharton. Misery, Non deve morire, che devo ancora leggere, ho preso al mercatino. Qui, La bambina che amava Tom Gordon, Carrie, e qui c'è tutto King praticamente. Quindi, La zona morta, Le creature del buio, Il talismano, e connesso il secondo che è La casa del buio, che è senza sovrapposta. Qui ho Torno a prenderti, Le notti di Salem e Shining, Il grande ascensore di cristallo, Danny il campione del mondo, Le streghe, un'altra edizione, e questo invece è un Matilde, che vabbè, mi manca la sovracoperta, ma è sempre quello. Questo me lo regalò il mio avvocato a Natale, non l'ho ancora letto, di Gregory David Roberts, Shantaram, La storia infinita, ne avevo un'altra edizione che però ho dato via. Queste sono Le nebbie di Avalon, un po' marcio, eh. Qui vabbè, un che pasticcio, Bridget Jones. Questo è un libro di Dalle sponde al cuore, un libro di poesia carese. I racconti di Melville, Neruda, poesie d'amore, bla 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 bla. Questo sono La via dello Zen, Il deserto dei Tartari di Guzzati, La guerra dei bottoni. Qui abbiamo Il mondo perduto di Conan Doyle, Un mese con Buddha, Gli Adams, La valle dell'orso e La collina dei conigli. Sempre Adams, Traveler, senza sovracoperta, Treno di Simenon, Fuoco amico, 1984 di Orwell, non ti ammazzo, Omero, L'Odissea, un altro, I miti greci, Una lunga domenica di passioni e La Lian Zorro, un'altra odissea, L'amante di Lady Chatterley, Ma ricco c'è nel mare, Per alleviare insopportabili impulsi, L'opera al nero, Ragazzo negro, La ciociara, Il giorno della civetta e Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Carisi, Il suggeritore, Copperfield in inglese, Pirandello, La casa della gallina, Diario di un senza dimora, Dizionario delle superstizioni, e questi sono dei disegni di Leonardo da Vinci in inglese. Codice da Vinci e Angeli e demoni, scritto il libro di Giuliano Ravizza, Dentro una vita, Il grande ascensore di cristallo di Dahl, Racconti orientali, The Giver, mai letto, e Verga, Mastro Don Gesualdo. Qui abbiamo Born,
c'è l'Artamaro, va dove ti porta il buco del culo, Moby Dick, Melville, Alice, un paese delle meraviglie, e attraverso lo specchio, Viaggio al centro della terra di Jules Verne che non ho ancora letto, qui Il nome della rosa di Umberto Eco, Uccelli di rovo, Il sollevante di Crichton, Memorie di Adriano, che non ho ancora letto, un classico che voglio leggere, Fattoria degli animali di Orwell, sì, letto, Signore delle mosche di Golding, letto, e Cent'anni di solitudine di Marquez, no. Tutte queste edizioni su famiglia cristiana. L'anno della lepre, che ve l'ho letto e recensito, come le 10 donne del cavaliere. Questo mai letto, Sarabanda. Nils Lyne, neanche questo mai letto, l'ho letto 100 anni fa e non mi ricordo proprio. Eccolo qui, finalmente l'ho trovato, la vera storia di Blair Witch Project, un saggio. Ecco dove cacchio era. Vedere il cielo in un fiore selvatico. Conan Doyle, Il segno dei quattro. Il mastino dei Baskerville, un'altra edizione. E Baricco e Castelli di rabbia. Star Wars, una cosa di 100 anni fa. Illustrato. Questi sono tutti cose giapponesi, cinesi che mi ha portato mio zio proprio dalla Cina e dal Giappone. Sono tutte cose con stamp. Poletti Momenti. Marco Valdo di Calvino. Un'Anna Karenina vecchissimo. Il cacciatore di aquiloni. Incubo bianco, Percy Jackson, Il ladro di fulmini, Il mare dei mostri, La maledizione del titano, La battaglia del labirinto, con un sacco di polvere, Lo scontro finale, e questo gli eroi dell'Olimpo, eroi perduti, e questo è London, Il richiamo della foresta, Zana bianca, Annibale, Il quinto giorno che non l'ho mai letto, non mi ricordo neanche chi me lo diede, qui ho Barbarossa, Carlo Magno e Cesare. E qui adesso cominciamo con questi. David Copperfield, Charles Dickens, Anthony Trollope, La canonica di Framley, Stevenson, L'isola del tesoro, Alexander Dumas, Il tulipano nero, Il risveglio dei faraoni. Poi di Kipling, L'uomo che volle essere re, 13, grazie alla Debina, Conan Doyle, Danger e altre storie, Tolkien di Salvatore Licata, che devo ancora leggere, Racconto di diavoli di Stevenson, Le favole di Esopo, L'odore di mare, Fil di ferro e Gelsomini, La casa degli spiriti, Sonno profondo della Yoshimoto, Lansdale, che devo finire, Il drive-in, la trilogia, Tutti i racconti di Poe, American Psycho, Il bambino col pigiama a righe, Il diavolo veste Prodi, Prada, vabbè, Tutto quello che non ricordo in Boreale, L'arte di collezionare mosche di Frederick Silver, Polanic, Survivor, Io non mi chiamo Miriam, La Bibbia d'argilla, Questi sono nuovi, Schmidt, cioè no, questo no, Bar Sport, Questi sono nuovi, La cagna del ponte, grazie zio, La via brucia, ossia La strega, Quel muto pavese dal laccio al collo, Fahrenheit 451, Cuore di tenebra di Conrad, Le tre vie Zolla, Paletti la piuma, Michael Connelly la caduta, La tazza e il bastone Zen, Storia del Zen, Piegata di Ardino Anoressia, Il fantastico Le Megaton, questo è nuovo, Il tesoro dell'abate Thomas e Le notti bianche di Dostoevsky, Un metamorfosi di Kafka, Nudi e crudi di Alan Bennett, La strega innamorata, Un bruttissimo balla coi lupi, Orizzonte di Smith, qui abbiamo di Gramellini Fai dei sogni, Kiria di Ravasio, Altera e Ombre dal passato. Non so dove è il primo, vabbè. Qui abbiamo Vampiri, sono tre storie di italiani, Polidori, il vampiro, La notte del diavolo e Accogli me, Nero Press, un altro Kafka e la colonia penale, Il profeta, Il fanciullino, Il libro delle bestie,
La banconota da 1 milione di sterline. Autobiografia burlesca. L'arte di fare denti. La cosa marrone chiaro. I fiori del male. Serpenti e piercing. Gente del Wyoming. E Mosca Petuschi. Qui abbiamo Uomini che odiano le donne. Il primo. Piccoli suicidi tra amici. Maestro e Margherita. Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Il miglior amico dell'orso di Pasolina. Kitchen della banana di Yoshimoto. Questo è il secondo di Millennium Trilogy. La ragazza che giocava con il fuoco. Madre e figli. L'esercito delle cose inutili. Il lupo della steppa. Gli indifferenti di Moravia. Compagno di sbronze di Bukowski. Di Gonkarov, una storia comune. Il primo di Miss Peregrine. La novellara di Delitti e fantasmi. Dolores Claiborne di King, finirà lì. La notte delle fate di Matteo Zanini, grazie Teo. Autobus di Franzoso. Grazie alla Veronica per Tsugumi della Yoshimoto. Orlando Furioso. Pomodori verdi fritti della Flag. E La Fondazione, la quadrilogia di Asimov. Questo è il libro viola che sto leggendo di Philip Joseph Farmer. E adesso ci spostiamo. Ok. Ho spostato location. Questo è di Robert Sheckley. Scambio mentale. Baricco, una certa idea di mondo. Polanik, Invisible Monster. Ritratto di una famiglia con superpoteri. Grazie Seba. Stephen King, It. E di Larson, la vera storia del pirata London Silver. Boreale. E qui, La nausea di Sartre, La mummia della Rice, La maschera di Hinsmuth, Lovecraft, I sentierini di ragno, Miti scandinavi, La cerimonia del massaggio, Macbeth, Il richiamo del cuculo, L'altra metà delle fiave, Il testamento di Magdalen Blair, L'uomo che conservava il suo denaro in una scatola, di Trollope, d'Alexandre Dumas, L'avvelenatrice, Minima, 7 racconti neri e 1 bizzarro, Emozioni di Cristian Maldicini, Mancava la moto, Vaffanculo, Dreambox, Lois la strega, La Gaskell, questa ci sono più racconti, sono Dracula di Stoker, Stevenson, Dr. Jack e Mr. Hyde, Tirpe di Lupo, il Golem, poi c'era La casa sull'abisso e La montagna della follia. Era Simone de Beauvoir, Memoria di una ragazza per bene, Vasilina, un fumetto, Il carpentiere volante, Ron Cotius. Qui abbiamo La tana del serpente bianco, che forse tradotto sarebbe del verme bianco, però poi chiederò alla Neuropress perché è stato cambiato così. Narciso e Bocca d'Oro di Herman Hesse, Saviano, Gomorra, L'ipnotista di Lars Kepler, I coniugi Lars Kepler. Questi sono i racconti catalani e le leggende polinesiane, L come libro, Il magnifico Ranero di Massimo May, Ecco dov'era, I guerrieri d'argento di Elvira Basio, L'eroe delle terre morenti di Alberto Bucchi, Follia di Patrick McGrath, e Stephen King, Christine, La macchina infernale. Mi mancano giusto 2 titoli da farvi vedere, che li tengo in borsa perché sono quelli che devo leggere. Poi abbiamo finito il loro. E sono Le favole del Giappone di Abeditore, non rilegate chiaramente, Il viaggio di Jones, Sellero di Robert Sheckley, Il fantastico Muccio Muoio Club, racconti di Casa Sirio, Ciao Casa Sirio, e per ultimo la fantastica Jennifer Radulovic, Le novelle dei morti di Abeditore. Ragazzi, io vi ho fatto vedere tutto, penso. C'è solo Guerra e Pace che è di là, che non ve lo farò mai vedere, talmente brutto, talmente conciato. Io penso e spero di avervi intrattenuto, divertito. Alla fine è un video dove vi faccio vedere tutti i titoli. Mi spiace non aver potuto parlare in dettaglio, ma come avete potuto vedere, se lo facevo morivate sul serio, e quindi niente.
Io vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi se non l'avete fatto. Io vi lascerò qui sotto la mia affiliazione nel caso volete fare degli acquisti, ma viene riconosciuta da Amazon una piccola percentuale che mi aiuterà a comprare altri libri o attrezzature per il canale. Chiaramente non metterò qui sotto tutti i link di tutti questi libri perché se no mi suicidio e non esco più. Io vi invito anche a condividere il video se pensate che quello che ho detto volete far vedere i miei libri a altre persone, io sono ben contento. Io vi lascio qui sotto tutti i miei social nel caso mi volete contattare, stalkerare, mandare delle vostre foto di nudo, io sono ben contento, accetto tutto. Io vi invito anche a attivare la campanella così quando io farò un nuovo video sarete avvisati per tempo, forse perché YouTube fa quel cazzo che vuole. Io con questo ho veramente concluso, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo momento, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo.